davanti nella mia cazzosissima cameretta vi avevo chiesto chi secondo voi in Dragon Ball Super morirà. E la risposta più divertente, 2000 commenti, la risposta più gettonata è stata questa. Ho detto più divertente, non la più plausibile, quindi può darsi che sia anche una mezza minchiata. Il mondo dei fumetti è pieno di supereroi che possiedono abilità divine. Eroi che potrebbero vivere una vita strafiga facendo cose straganze. Un po' come Bello, Figo e Ginoz che arrivano sulla swag barca. Appena arrivati in Italia, vogliamo macchine fighe. Voi sapete perché One Piece è così popolare e piace così tanto? Perché ha questa logica di fondo dei frutti del mare. I poteri piacciono a tutti. Soprattutto il potere dato dal frutto Mosa Mosa di Blinz, che permette di accelerare il processo di crescita delle piante. Molto utile se sei uno studente universitario che cerca di coltivare marijuana. Mi conosce e sa che odio i supereroi quanto odio i carabinieri che ti fermano con la paletta, patente, libretto e il calcio. Che c'è chi è freddo e amorfo, ma invece è passione pura e grande amore che abbiamo. Mi sa che mi fulmino, cazzo, e ci rimango secco. Porco. Soprattutto quelli americani di DC Marvel. Solo a nominarveli mi viene il latte alle giunture delle ginocchia. Calzamaglie e mutande sopra i No, no. A me piacciono anime e manga, non fumetti e cartoni, porco demonio. Io voglio prodotti asiatici. Io voglio sborrare. Adesso prendo il cazzo anch'io. Lo uso. Gli ho picchio nel culo. Sono anni che io voglio andare nelle discoteche, prendere la cocaina, prendere le pastiglie, scoparmi le bagasce. E siccome tutti i vostri eroi sono fighi per voi, no? Capitano America, Spider-Man di qua, di là, in questo video voglio mostrarvi i supereroi con i poteri più inutili, i più sfigati, che se prendessero in mano un bastone di legno si pianterebbero una scheggia nelle mani. I pugni nelle mani. Supereroi del calibro di Doppio Petto Man. Il suo potere è avere giacche con il triplo quadruplo petto, no? I maniaci sessuali al parco. Abbiamo wifi, wifi, anche stipendio. Il primo è Leon Nanez. È un supereroe così sfigato che non possiede neanche il suo alter ego in calzamaglia. Il suo potere consiste nel dare i poteri alle altre persone grazie a dei tatuaggi. Quindi lui approssimativamente vi fa un tatuaggio che vi dona quel potere. Ad esempio, se voi volete volare, lui vi disegnerà delle ali nella schiena. E capite che questo potere in combattimento per un supereroe è un po' inutile, a meno che i suoi nemici non prenotino da lui un tatuaggio 3 settimane prima per poi farsi tatuare una bomba sul petto ed esplodere. Ma non è un combattente sto personaggio. Non si fuma. Dormen. Il suo potere è quello di essere una porta e per di più contro il suo volere. La cosa è talmente contro la sua volontà che uno che passa attraverso il suo corpo potrebbe farlo con il dito medio alzato, che tanto lui non può impedirglielo. Ovvio che in combattimento sto potere non serve un cazzo, se non se siete degli abitué di chiudervi fuori dalla porta di casa o quando tornate di notte per non svegliare i vostri. Un altro eroe mai sentito in vita è Color Kid. La descrizione dice: si chiama Uluwak e viene dal pianeta Lubra, nipote di Ketra e discendente del grande Pfir, della sottodiocesi francescana dei Knukrn. Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Star, uno degli ultimi 7 saggi, Vurganera Astaparin. Fu colpito da un raggio che gli donò il potere di cambiare il colore alle cose. Poterone se avete dei nemici daltonici. Questo potere è utilissimo se siete dei presidi di una scuola materna e volete risparmiare dei gran soldi di pastelli colorati. Oppure se siete Michael Jackson, se fosse ancora vivo.
Immaginate quanto figo sarebbe colorare questo scotch di rosso. Siete lì che ve lo immaginate. Carlton Lafroige fa parte dei New Warrior e non ha nessun potere. È entrato nel supergruppo perché ha scoperto la vera identità del suo vicino di casa, Speedball, e quindi lo ha ricattato dicendogli che se non lo fa entrare nel gruppo lui avrebbe spoilerato a tutti la sua vera identità. Mi hanno detto che è un grande eroe, eh? Ma cos'ha il casco con gli specchietti? Ma che cazzo? Il prossimo è Mater Aetherlad. Il suo potere è quello di poter mangiare qualsiasi materiale. Cioè, sto qui è capace di tornarvi a casa l'una di notte e farsi gli spaghetti con una cancellata intera dentro. Utilissimo, per carità, se dovete scappare di prigione, perché mangia le sbarre, mangia tutto l'intonaco e tutto quanto. Che danni che fa! È molto utile se state combattendo contro Azoro, che è così lento da farvi il piacere di mangiargli le spade. Friendly Fire, ovvero fuoco amico, ha la capacità di sferrare dei pugni con dei raggi laser che riescono a togliere una testa di netto dal corpo. Ha dimostrato di essere un grandissimo impedimento per la sua squadra, perché quando fa dei danni li fa proprio ai suoi amici. Danni al nostro team, le fanno il tuo cervello malato. In quanto questo potere ha la capacità di danneggiare quasi solo i propri compagni. Questo supereroe muore con un rapporto kill-death spaventoso, in quanto non ha mai ucciso nessuno, ma ha ucciso solo i suoi compagni. Bailey Hoskins ha il potere di farsi esplodere. Con questa esplosione potrebbe radere al suolo un'intera città e trasformare Hulk in una macchiolina verde. L'unico problema è che lui non ha il potere di sopravvivere a questa esplosione. E quindi lui non ha mai potuto usare questo potere se non a patto di distruggere qualsiasi cosa, amici e lui compreso. E quindi per salvare la città da un lestofante si stermina un'intera nazione, non so quanto sia conveniente. Questo è stranissimo, Forget Me Not ha un potere impercettibile che è quello di far dimenticare alle persone della propria esistenza. E cioè appena si finisce di parlare con lui ci si dimentica completamente della sua persona e di tutti i ricordi legati ad essa. Oserei dire utilissimo nella vita privata, nelle relazioni amorose, lo immagino suonare i campanelli e dire apri, sono io. Io chi? Questo tizio ha fatto parte degli X-Men per ben 6 anni, fino a quando qualcuno non si è accorto della sua esistenza perché continuava a mancare la carta dal culo dal bagno. E il guapo non ha alcun potere, ma fa comunque parte di X-Statics. Ad avere dei poteri veri e propri in realtà è la sua tavola da skate con la quale condivide una relazione simbiotica. Un potere dalla forza combattiva distruttiva veramente al limite dello spettacolare, a patto che i nemici muoiano nel vederlo eseguire un ollie o un Madonna alla perfezione. Per uno scherzo del destino Rodriguez morirà proprio trafitto dalla sua tavola. The Wall è un adolescente che si è trasformato in una pila di mattoni con le gambe. Potete benissimo capire che questo possiede tutti i punti di forza di un pezzo senziente di calcestruzzo. Un po' di forza, un po' di resistenza, la possibilità di controllare le menti degli arbitri di baseball, tutti i poteroni, tutto sto popò di potere, tutto questo a patto di rinunciare a qualsiasi interazione umana e non possedere le braccia. Un affarone, ve lo consiglio. Sto potere, un vero affare. E come sempre questa puntata termina qui. Io sono Giorgio Cappello di Paglia e voi avete visto le solite cose. Iscrivetevi alla mia pagina Facebook e alla mia pagina Instagram per vedere tutte le mie cazzatine quotidiane, perché ne vedrete delle belle. Iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video, perché lo so che non volete perdervelo. Mettete pollice in su per supportare la mia attività a questo video. Pollice in su e commentate quale secondo voi sono i due personaggi più inutili della storia, anche non americani, giappi, di altre cose, due, non di più, sennò i post diventano incasinati. E come sempre, Oklahoma, e il prossimo, Oklahoma, e il prossimo, Oklahoma, e il prossimo, Oklahoma, e il prossimo.
pattuglia sul mio platano preferito quando a un certo punto sento nell'aria come un misto di ossigeno e anidride carbonica. E questo mi sospettiva, ma di brutto.